Servizio di odontoiatria sociale, un progetto che si muove nella direzione della solidarietà e sostegno nei confronti di coloro i quali vivono in condizioni di difficoltà e che riguarda 5 comuni, per l'esattezza Gela, Caltanissetta, San Cataldo, Sommatino e Riesi. Il progetto della CISL ha portato alla creazione di una rete contro ogni forma di povertà, in cui sono stati coinvolti dei soggetti privati e si pensa anche ad una possibile collaborazione con l'amministrazione. È l'esempio di come possono essere affrontate le politiche di welfare, ma la vera scommessa è quella di creare veramente un welfare inclusivo nel nostro paese, in particolare in territori come questi, dove le fragilità e i bisogni sono veramente aumentati a dismisura dagli anni della crisi ad oggi. E l'esigenza è quella davvero di uscire dall'emergenzialità e di creare attraverso le misure, anche le recenti misure messe in atto dal governo, dalla legge di stabilità, di creare a favore della povertà, intendo le misure di contrasto alla povertà, di creare le vere infrastrutture sociali che mancano nel nostro territorio. Noi da sempre abbiamo affrontato le questioni del welfare con elementi di frammentarietà molto forti, di sovrapposizione, e l'esigenza è che il sindacato, insieme alle istituzioni, al terzo settore, alle forze del volontariato e anche al privato, riesca a creare delle vere strutture per affrontare queste emergenzialità e superarle, cercando di creare degli elementi di governance reali, forti, verso un terzo pilastro accanto a previdenza e sanità, che è il welfare dell'inclusione sociale. Ritengo che sia molto importante, in questo momento storico in cui anche le risorse finanziarie si riducono sempre di più, iniziare a pensare a un sistema di welfare innovativo, un sistema di welfare che mette insieme soggetti pubblici e privati, ed è questo quello che noi stiamo facendo, proprio questo. Infatti oggi con noi c'è la banca del Niceno, abbiamo la categoria dei medici, abbiamo anche numerosi professionisti che hanno aderito a questa progettualità. L'obiettivo è chiaramente quello di offrire una serie di prestazioni odontoiatriche con costi assolutamente calmierati. Questo consentirà alle persone di poter usufruire di questo tipo di servizio e di evitare appunto di in qualche maniera non poter sostenere questo genere di cure. È un progetto nato dalla CISL che la banca ha voluto condividere in quanto banca del territorio, attenta ai bisogni della gente, ai bisogni della comunità che serviamo, e questo è un progetto che in un momento di bisogno della comunità va incontro ai più deboli. Quindi ci è sembrato giusto essere presenti e condividerlo fino in fondo.